Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi è arrivato il momento di parlarvi di un monitor che mi ha accompagnato per un bel po' di mesi. Ce l'ho dall'anno scorso ed è veramente fantastico, iper versatile e sono molto felice di presentarvelo in questo video. ...31.5 pollici, 4K UHD e poi ha un pannello IPS con delle certificazioni importanti. Questo è il monitor che vedete dietro di me, è il PD3220U di BenQ. È una linea che appartiene ai designer, a tutti coloro che sono affascinati dai dettagli e dai colori, e ha infatti questi come grandi pregi. Abbiamo una definizione, una nitidezza di immagine veramente fantastica, oltre che uno stile davvero non indifferente, perché rispetto ai monitor in commercio questo vanta un piedistallo in metallo. Abbiamo poi una scocca che tra l'altro ha un sistema che permette di nascondere i cavi, quindi tutte le varie connessioni che andremo ad utilizzare dietro al monitor, e in più abbiamo anche un hub sulla parte laterale destra che ci permette di attaccare eventualmente le cuffie o un sistema audio esterno, e due porte USB. È un monitor dotato di tutte le tecnologie moderne. Abbiamo il Thunderbolt 3 che tra l'altro supporta l'alimentazione di portatili fino ad 85 watt, quindi tranquillamente potremo andare a collegarvi il nostro MacBook o PC portatile e caricarlo direttamente con il monitor. E poi abbiamo tutte le certificazioni che vi dicevo prima. Per esempio ha una certificazione importante data da Kalman. Ciò significa che il monitor non solo è già calibrato, ma anche una palette colori che è conforme alle linee guida, che sono appartenenti agli standard qualitativi più elevati per i professionisti. Abbiamo una copertura del mondo sRGB al 100% e uno spazio colore P3 al 95%. Sono cifre che per i non addetti non significano granché, per gli addetti invece significa che questo monitor è in grado di rispettare e rispecchiare di conseguenza i colori che nella vita reale troviamo, quindi ciò che noi andiamo a visualizzare sul monitor è altamente fedelmente riprodotto, e ciò che poi andremo a realizzare, a stampare, a condividere, se stiamo parlando di foto e video editing, è assolutamente e molto molto vicino al colore reale, se non quasi identico. Abbiamo una fedeltà non indifferente ed è quello che sempre mi conquista dei monitor. Non è la prima recensione di monitor che trovate sul canale, l'altro che avevo recensito sempre di BenQ vanta una gamma colori ancora più ampliata, infatti la fedeltà dei colori è maggiore. Il bello di questo monitor, se dovessi paragonarlo all'altro, è lo stile, il design esterno e soprattutto anche la dimensione, perché l'altro era un 27 pollici. Vi lascio la recensione anche dell'altro monitor di BenQ sia in descrizione che nelle schede finali. Questo invece è una versione più economica se paragonata alla grandezza del monitor, di eguale qualità, tralasciando l'aspetto colore, ma ha un design, uno stile molto più bello, affascinante. Io l'ho utilizzato molto sia per lavoro che per piacere, per intrattenimento, per gaming, e ha una versatilità davvero pazzesca. Anche se è un monitor nato per i professionisti, può essere tranquillamente utilizzato per tutto. Per giocarci con la PlayStation 4 è qualcosa di pazzesco, perché ha il supporto pieno all'HDR, quindi permette in situazioni dove la luminosità è scarsa, se il gioco è in HDR o il film è in HDR, di andare a visualizzare i contenuti al meglio. Quindi con Apple TV si integra magnificamente e abbiamo poi una definizione, un livello di dettagli tale da rendere davvero interessante ed intrigante proprio la visione di questo monitor. Il monitor è inoltre dotato di tutte le tecnologie BenQ che sono oramai comuni in tanti loro prodotti. Abbiamo la tecnologia Eye Care di protezione degli occhi, è flicker free, quindi non vedremo sfarfallamenti vari, e in più è dotato anche della Low Blue Light Technology, che permette di conseguenza di evitare quei fasci di luce blu che, se utilizziamo monitor per lavoro e di conseguenza stiamo tante ore davanti al computer, possono dare fastidio al nostro occhio.
Inoltre è dotato di un tastierino che io ho messo sul piedistallo, sulla basetta, molto bella, e questo tastierino ci permette di andare ad interagire con il monitor senza dover passare dai tasti che sono posti nel retro dello stesso. Abbiamo quindi una comodità non indifferente. Tra l'altro i tasti sono personalizzabili ed è personalizzabile anche la rotella, la quale è stata impostata nel mio caso con la luminosità. Di conseguenza, in base alle condizioni luminose, giusto appunto, della stanza, posso regolarmi anche la luminosità del monitor semplicemente girando questa rotella. Il monitor sulla parte posteriore, quindi all'interno del vano che possiamo andare ad applicare per nascondere tutti i cavi e tutte le connessioni, cosa anche lì molto stilosa, è dotato di tutte le connessioni, di tutte le porte possibili e necessarie. Abbiamo quindi DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 3 ovviamente, e abbiamo anche più di una di queste porte. Il bello di questo prodotto è che è stato pensato davvero bene ed è stato studiato anche per far sì che si possa integrare in un ambiente di un certo tipo, in un ufficio, in uno studio, in una situazione dove l'attenzione al design e l'attenzione al nascondere i cavi non è indifferente. Infatti è dotato anche di una clip che permette di andare a inserirvi i cavi facendo in modo che siano vicini al piedistallo e di conseguenza che nella maggior parte delle angolazioni possibili non siano visibili. Quindi è stato studiato davvero bene e inoltre è anche orientabile in verticale. Qualora aveste bisogno di visualizzare i contenuti in verticale, lo potrete fare. Tra l'altro ha anche un sistema molto bello che ci permette di andare a visualizzare lo stesso contenuto con due profili colore diversi o due tecnologie differenti, perché infatti questo monitor è dotato di Dual View, che è la tecnologia che permette di effettuare questa operazione. Inoltre è dotato di diverse modalità di calibrazione. Per esempio abbiamo la Dark Room, l'Animation e la CAD Cam, che ci permette di andare a visualizzare con chiarezza, luminosità e contrasti le informazioni che vediamo sullo schermo in modo differente, e questo può essere utile per andare a lavorare su progetti in modo ancora più approfondito. Questo monitor, il PD3220U, appartenente alla linea di BenQ Design View, non avete idea di quante volte abbia ripetuto questa frase, perché non è facile, devo dire che con i nomi insomma è un po' complicato. Comunque questo monitor, per intenderci, è rivolto a tutti coloro che di questo ne fanno un lavoro, quindi dell'immagine, del design ne fanno un lavoro. È rivolta a professionisti del settore, però mi sento anche di consigliarla a tutti coloro che volessero avere a casa, in studio, nel loro ambiente di lavoro, un prodotto che possa garantire loro un'elevata fedeltà dei colori e anche un elevato livello di dettagli. È un monitor che richiede un investimento di un certo tipo, troverete il link in descrizione per acquistarlo, ed è un monitor che però vi darà grandi soddisfazioni. Io mi sono trovato benissimo e sono felicissimo di averlo utilizzato fino ad ora. Infatti l'avete visto qua dietro, ma credo lo vedrete ancora per un bel po', perché è davvero un ottimo prodotto, oltre che di design, quindi anche bello da vedere, incredibilmente funzionale e veloce. È dotato tra l'altro dei più moderni standard di compatibilità, di conseguenza funziona con tutti i sistemi, e tra l'altro anche grazie al pannello IPS permette la visione dei contenuti con diverse angolature, senza distorsione di colori, contrasti e luminosità. L'elevata poi compatibilità con le gamme colori lo rende veramente affascinante e quindi compatibile ai tanti usi, e la cosa poi più bella, più comoda, è che il monitor è già calibrato, quindi una volta unboxato bisogna semplicemente montare lo stand e utilizzarlo e goderselo. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi poi al canale per non perdere i prossimi video, e vi aspetto nei commenti e al prossimo episodio. Un saluto e buona continuazione su YouTube. Ciao a tutti!